pannelli solari e quant'altro, e quindi a seconda, diciamo così, dell'accuratezza o dell'attenzione a questo tipo di problematica viene alzata la percentuale anche di costruzione. Infatti noi ricordiamo che nel vecchio piano casa, quello che abbiamo trovato qualche anno fa, la superficie massima era quella del 20%. In questo caso invece si arriva, sommando le varie percentuali, anche un 65%. Però la casa deve essere chiaramente, avere dei requisiti particolarmente importanti per quello che è il risparmio energetico. Quindi diciamo che tutto sommato, come idea di base, questa regionale ha una, questo mio giudizio personale su quello che ha voluto imprimere, diciamo così, la regione con questo, con questa opportunità di risvegliare quel reparto edilizio che purtroppo alcuni anni verso grave crisi, e dare la possibilità anche a questo punto al privato, che ha possibilità di espandersi diciamo così nella propria casa, e quindi di risollevare un comparto, diciamo così, appunto, che attraverso un momento non felice, prestando però attenzione anche a quello che è il risparmio energetico e quant'altro. Ecco, se ci sono domande. Prego. Sì, questa mattina come minoranza avevamo protocollato una richiesta di variazione dell'ordine del giorno, in quanto era stato detto anche nelle premesse di questo consiglio, visto che ritenevamo il piano casa comunque un argomento di una importanza abbastanza consistente, avevamo chiesto, dati 18 punti all'ordine del giorno, se era possibile fare una discussione magari di un consiglio da farsi sempre entro novembre, però che magari avesse pochissimi punti all'ordine del giorno dove poter effettivamente affrontare la cosa come meritava. Il fatto che abbiamo già iniziato la discussione penso che sia un metodo indiretto per farci capire che anche questa proposta comunque che avevamo dato, anche di disponibilità a un eventuale tavolo tecnico, non è stata accolta neanche in questa occasione. Ce ne facciamo una ragione, intanto eravamo partiti già consci che sarebbe successo questo. Quello che ci sentiamo di dire, lo dico, faccio solo questo intervento, dopo alcuni chiarimenti Emanuele, ma gli farà direttamente lui nel suo intervento. Siamo favorevoli a questo tipo di impostazione che avete dato, abbiamo protocollato questa mattina questa richiesta perché siamo altrettanto consapevoli, ho avuto modo di parlarne anche in una chiacchierata del tutto informale sempre sabato scorso con il sindaco, dove abbiamo fatto un discorso un po' più insensolato anche sul PAT, e pensavamo, ci siamo anche confrontati con Emanuele, che magari una chiacchierata prima di andare in consiglio comunale che riguardasse sia il discorso piano casa sia il discorso PAT, e dopo andare in consiglio comunale anche ripetendo gli stessi punti che avete proposto questa sera, sarebbe stata magari importante per avere anche una visione più concreta e più chiara di, quella che anche, di quello che è anche l'indirizzo che volete dare su una questione comunque molto corposa come può essere la Nogara del futuro, perché è chiaro che tanto di Nogara sarà il PAT, tanto di Nogara sarà appunto la possibilità anche di investire per chi già a Nogara comunque c'è, oltre che creare la credibilità per fare in modo che qualcun altro possa essere interessato a trasferirsi a Nogara come abitazione, a maggior ragione come impresa. Per quanto ci riguarda, siamo soprattutto favorevoli a quanto, per quanto concerne il discorso centro storico, perché la tutela del centro storico è una cosa che mi ricordo ancora ci raccontavamo quando eravamo in minoranza ancora qualche anno fa, e il fatto che questa sera sia stato riproposto è una cosa che non può che vederci assolutamente a favore, come anche il discorso di vincolare il parere della commissione edilizia per quanto riguarda gli interventi accessori come possono essere i garage o comunque anche le altre soluzioni di centrali termiche eccetera eccetera, è un'altra cosa che riteniamo anche per questo di essere favorevoli all'approvazione di questo punto. Ci dicevamo anche sabato che effettivamente allargare un pochino le maglie e rendere questo piano caso un attimo più appetibile anche verso la popolazione era qualcosa che doveva essere fatto, altrimenti poteva sembrare il classico provvedimento che viene messo lì però allo stesso tempo non se ne capisce effettivamente l'utilità. Qua speriamo che qualcosa possa muoversi, non potrà andare che a favore uno di chi ne beneficerebbe anche delle eventuali imprese che dovranno effettuare i lavori qua sul nostro territorio. Quindi ridiamo, visto che siamo sempre stati propositivi del primo consiglio comunale, anche se la propositività non è mai stata accolta, ridiamo ancora la disponibilità, visto che non è stata fatta in questa occasione, quantomeno quando saranno un po' più maturi i tempi anche del PAT o comunque di situazioni anche analoghe a queste che possono essere al piano caso, un maggiore coinvolgimento, perché non vogliamo essere meno bravi di altri, però è chiaro che su argomenti come questi credo che il punto di vista
vista di tutto il Consiglio Comunale, visto che la ricaduta su tutta la popolazione di Novara non possa che essere positivo. Per il resto, ripeto ancora, il nostro voto sarà favorevole. No, no, chiedo la disponibilità, d'accordo, sono completamente detto anche a Vecchio. Chiedo la disponibilità di capigruppo, se volete, per la settimana prossima, per programmare queste cose, anche per partecipare a cose. Da, no, dico il quadro, perché dopo sono... Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Potrebbe essere giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio. Un giro di lei, proprio adesso. Comunque il contesto si trova, adesso questo qua intanto va in votazione, quindi... No, no, nel senso che anche per quello che abbiamo discusso anche formalmente tra di noi, credo che sia opportuno adesso non voglio fare affermazione dopo ancora, ma credo che il primo periodo di emergenza, anche per questa amministrazione, sia finito, è il momento di programmare un attimo, insomma. Speriamo appunto che disponibilità, no, perché io voglio dire che sono disposto anche a concordare il giorno, quindi sì. Da poco lo desmettiamo e dopo la passo. Chiedo solo che per motivi di lavoro su cui tutti sia fatto la sera. Vabbè, può essere sicuramente. Quella è la cosa importante, questa è la giustificazione, senza adesso cadere nella polemica anche del perché in apertura di Consiglio Comunale abbiamo detto che determinati argomenti potrebbero avere quasi consigli comunali dedicati o ridotti a pochissimi punti. Il discorso sulle consigli di prima. Abbiamo visto che il Diaz non è mai del punti, però sui discorsi come le concisi, come questo qua, si potevano fare sedute quasi dedicate, quindi non è che vogliamo rinviare i punti perché non abbiamo altro da fare, perché determinate cose magari meritano più tempo. Consigliare che stiamo parlando questa sera.
quindi ho espresso perché il mio voto è favorevole, perché sostanzialmente è stato ampliato per 160 gradi la possibilità di ampliare tutto. Quindi, oltre agli edifici residenziali, non solo la prima casa, ci sono le strutture ricettive, gli edifici produttivi e gli altri edifici commerciali di Stamali, se non erro, giusto? Ecco. E quindi ti ho motivato perché il mio voto è favorevole. Un excursus un po' veloce, non l'hai già fatto tu, legge regionale 14/2009 piano casa, è stata ripresa dopo 2 anni, l'ampliamento mi sembra è il 20% sui residenziali sul volume esistente, giusto? E il 20% invece per quanto riguarda gli edifici che non sono residenziali sulla superficie coperta esistente. E poi c'è tutto un range di ampliamento che riguarda le scorse energie rinnovabili, il 40% nel caso di una demolizione e ricostruzione parziale, quindi diciamo che si è spaziato molto da questo punto di vista. Avrei qualche domanda, però, tipo alla pagina 4, dove sostanzialmente si va, dove c'è il modificato, si va a dire che l'ammissibilità della modifica della destinazione di uso degli edifici, sì, pagina 4, verifica, sì, della delibera, punto 4, no, proprio in premessa, considerato, dove dice considerato e poi il secondo punto dice verificato, l'ammissibilità della modifica della destinazione di uso degli edifici, e poi eccetera, a un certo punto dice incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla legge in argomento, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritte e subordinate alla presente approvazione del piano urbanistico. Cioè, cosa significa questa dicitura? Lo chiedo a Pasini. Tu prendi la prima, no? La seconda, la terza, no, perché non mi viene uno delle pagine, ma la quarta pagina. Sì, la copertina. Dove c'è verificato, no? Il primo punto è considerato, il secondo c'è scritto verificato, ma ad un certo punto dice l'ammissibilità della modifica, il secondo punto. Della destinazione d'uso degli edifici nell'attuazione degli interventi di cui gli articoli, eccetera, qua richiama la normativa, dice incrementato della percentuale di ampliamento consentito dalla legge da momento fatti salvi, questo che chiedo, fatti salvi eventuali accordi e convenzioni precedentemente sottoscritti e subordinatamente alla presentazione della produzione di un piano urbanistico. Cosa... Questo vuol dire che nel zona agricola tu avevi una questione di incrementazione vecchia di fino agli 820 cubi. Da questo punto di vista tu puoi, nell'applicazione della legge, prevedere l'ampliamento del 20 o del 30 secondo delle condizioni, recuperando anche eventuali carenze che ci sono sui volumi assentiti. Quindi tu puoi, se tu hai 600 metri cubi, puoi arrivare a 800, applicare poi l'ampliamento sugli 800, fatti salvi ad esempio il comune di Nogara aveva sulle zone 4 una serie di trasformazioni inizie che permettevano un piano di recupero anche parziali, permettevano la trasformazione integrale di comuni non residenziali a residenziali che vanno dismessi, queste cose qua. In questo caso la legge non è applicabile perché era già stato applicato un piano di recupero che prevedeva alcune norme. No, ma parte che sono un discorso del posto. Scusa, comunque anche questo qua, se okay. Vogliamo vedere. No, perché forse all'inizio di riforma, praticamente leggendo la. Io ho letto solamente la delibera, perché il resto, per il tempo, è rilevato e verificato. E che fa? Perché non è una modifica che dobbiamo fare stasera. Quindi mi sono concentrato sul fatto e ho letto solo la delibera perché il resto è già verificato, provato, quindi segue l'iter normale. Se no doveva a parlare di tutto quel che ricopre il giudizio. Che questo punto era già verificato, cioè abbiamo visto che c'è. Ok. Poi secondo me bene per quanto riguarda qua
sono agronomo, quindi tiro l'acqua come lui, da questo punto di vista. Dalla pagina successiva, dove si va a dire, ad indicare gli edifici della zona agricola, viene considerato non il volume massimo esistente, ma il volume assentibile, cosa che invece non era presente, se ti ricordi, nell'altro, nel vecchio piano casa che era stato votato quando eravamo in minoranza. Non si faceva riferimento al volume assentibile, ma si faceva riferimento al volume proprio di quella casa lì. Quindi da questo punto di vista è assentibile, quindi aumenta di parecchio questa, secondo me, ed era previsto dalla legge regionale. Quindi in quell'occasione il comune ha tolto l'assentibile e ha detto mettiamo, ecco, questo è il motivo per cui mi ricordo che hai votato contrario perché era troppo restrittivo. Sì, questa era una delle motivazioni, ecco. Secondo me va bene anche il discorso di derogare la distanza dei 5 metri, no, dal confine. Le deroghe applicabili agli edifici residenziali, vabbè, questa è la differenza sostanziale rispetto al vecchio piano casa. Anche si dà la possibilità di agriturismo, una domanda per quanto riguarda le strutture in genere ricettive, cioè strutture turistiche ricettive, cioè nel discorso dell'agriturismo ha specificato che è ammesso l'ampliamento. No, non è specificato perché siccome sul discorso agricolo che delle restrizioni più che delle agevolazioni, quindi va previsto che perlomeno su una gara di turismo posso usufruire. Sì, ma se uno dà un albergo, una struttura ricettiva, proprio può fare. È commerciale, cioè le mettiamo. La specifica è data perché siccome spesso l'agriturismo, anzi spesso deve essere un'azienda agricola, quindi per le aziende agricole non diamo la promozione che diamo invece per l'agriturismo. Sì, sì, per l'azienda agricola è una propria specificata. Sì, perché sentite che l'agriturismo ha delle necessità diverse rispetto a quelle che ha, insomma, di mille sopra. Cosa che non poteva essere fatta invece l'altra volta, si ricorda. Non mi ricordo niente, perché era l'altra volta però. Cioè, secondo me era stata proprio presa la legge regionale ed era stata ingabbiata in una sorta di... perché alla fine questo non è stato capito da qualcuno che ne dà in giro da tutte le parti, da tutti i tecnici, dicendo che a volte mezzi che dovrebbe fare vari geometri, perché spero che l'abbia compresa adesso, che l'abbia capita adesso nel senso del voto contrario e del voto positivo adesso. Vabbè. L'unica cosa, c'era la possibilità, la legge regionale prevedeva la possibilità di dare dei contributi a chi faceva questo tipo di ampliamento, diceva che voi non avete previsto una forma contributiva. No, però lei un contributo già alla riduzione, se non mi dica che mi ha pagato, insomma. No, quello l'hai già previsto dalla... No, però tu vuoi metterlo anche in specifica, perché non in tutti i casi era previsto. Lei è molto a discrezione dei comuni in questo caso qua. Infatti ne fa un riferimento anche in premessa perché c'è il comune, magari le altre, il tema del comune che ha pochi beni, diciamo, vincolati del paesaggio, a parte la chiesetta della mano, vabbè. Però dico, siccome c'è tanta campagna, però corsi d'acqua sono parte del fiume, così che ne crea di vincoli, che ne abbastanza pochi. Sì, magari ecco, il comune di Garda, poi un comune a caso, dire, magari quello delle Grare, Gardi, è completamente diverso, no? Sotto il profilo paesaggistico nostro, ma cercare di dare le agevolazioni possibili. Vabbè, l'ultimo punto, il discorso della dare maggiore pubblicità alla presente deliberazione, in che senso intendete dare maggiore pubblicità? Ma anche per tecnici. Sì, allora questo, più che... Magari anche i tecnici, rispetto a quello che era detto piano casa, dicono magari non stanno parlando per me. Sì, allora, siccome è tutto valutato, è a tutto vantaggio del comune, non solo dell'amministrazione, ma soprattutto del comune. Penso che capirà mai. Allora, il discorso che riguarda il piano casa non è solo per noi che finisce qua il consiglio comunale, è chiaramente un'agevolazione che diamo ai cittadini di Nogara che abitano
appunto in questo paese e che devono sapere se possono fare una cosa piuttosto che un'altra e devono sapere se hanno delle agevolazioni, se possono spendere meno, se possono eventualmente mettendo dei pannelli solari fotovoltaici avere agevolazioni al comune. E quindi sono tantissimi gli argomenti che poi dovremmo... Cioè anche le attività produttive, nel senso che sì, poi per tutta la sfera dei privati, in tutta la sfera delle attività produttive. Infatti sarebbe riduttivo finire qua in consiglio comunale un argomento così interessante. Purtroppo siamo un argomento... No, ma in effetti allora... No, faccio una premessa. È giusto che uno sia consapevole di cosa vota stasera. E su questo non si può. È giusto fare una discussione qua, ma la vera discussione è spiegare ai cittadini cosa andiamo a proporre, secondo me. Cioè, conviene decino investire su qualche riunione. Un consiglio comunale apposito, magari. Sì, ma non è che il consiglio comunale apposito. Cioè, allora io ti dico, andiamo a discutere un territorio. Allora, vabbè, ma ci siamo informati anche presso altri comuni. Più o meno il tempo che hanno dedicato a questo argomento è stato brevissimo. Perché? Perché c'è la trama a leggere regionale in vigore su quella linea base. Magari non era restrittiva come quella di Nogara, giusto? Quindi è fatto altro che aggiungere magari qualche frase per più o renderla un po' più. Se il nostro comune non avesse addirittura portato il punto di consiglio comunale, passava tutta la regione regionale tolto, quindi alla fin fine non è tanto giusto il valore che diamo al nostro voto, però è giusto anche che ci sia la divulgazione presso i cittadini per quello che si deve fare. Per il consiglio comunale si sa, visto che gli argomenti comunque sono sempre trattati anche magari in un certo modo, così uno si può anche stancare. Invece se diamo maggiore rilievo una serata dopo sul tuo caso con i tecnici, perché dite dillo perché noi non siamo tecnici. Adesso questa scusate 30 di novembre. Sì. E portare il punto da 10 giorni, potete portare solo quello, magari. Lo so, però ti che si stai consiglio. Tu hai governato in due occasioni con la maggioranza. Quindi sai a volte quanto è difficile dire faccio il consiglio a settimana prossima dopo perché manca tizio, manca Caio, che è un problema, che è questo e quell'altro, rischi e rischiamo in questo caso di andare veramente oltre fine novembre. Allora questo qua è un lavoro. Che è 30 di novembre e dai insomma se poteva fare se poteva fare ma che se tu era forse meglio comunque cioè ripeto il punto è favorevole perché secondo me avete veramente compreso che avete il senso della legge regionale. Io non mi dilungo più di tanto, sostanzialmente anche noi come dichiarazione di voto siamo favorevoli a questa ovviamente qua e dalla legge regionale, mi sembra prendere una buona direzione, soprattutto a favore del mercato e dei privati. Ribadisco però anch'io che comunque aver avuto più tempo per discutere e eventualmente per confrontarci anche di noi sarebbe stata una cosa più organizzata e più coordinata anche con il mio altro. Però prendo atto e comunque do il mio voto favorevole. Mi do atto che la delibera che avete portato voi è decisamente migliorativa rispetto alla legge regionale, perché la legge regionale che diceva Fabio prima molto più permissiva e la fa sostanzialmente la fa per uno di voi, cioè fa quindi bravi nel senso perché avete fatto dei lacci insomma che anche sul fatto della possibilità appunto di andare tutto su un discorso di sostenibilità. Io sindaco se mi permetti vorrei fare un emendamento anche qua se possibile, te lo do volentieri se ti va non si servisce. Perché è interessante, sostanzialmente proponiamo un testamento all'entrata in vigore del piano casa, si istituisce un registro comunale che prevede la mappatura e il monitoraggio di tutti gli interventi eseguiti con l'ausilio del suddetto strumento edilizio. Questo è sullo scopo di avere un quadro conoscitivo che riguarda il consumo, cioè era sostanzialmente sindaco,
si posso spiegare ancora, sostanzialmente di dire ok, diamo via questo piano casa, bene, ottimo, si può fare, però noi insomma, abbiamo deciso che sarebbe importante anche fare una bella mappatura per vedere tutti quanti che avete uno studio, un registro dove si tutte le migliorie che sta fatto alle abitazioni e contestualmente si veda quanto consumo energetico hanno gli edifici del territorio nostro. Questo per avere solo uno storico, cioè niente di strano qui diretto. Secondo me è interessante. Contestualmente si chiede di inserire il comune dove sarà possibile inserirlo. Contestualmente all'entrata in vigore del piano casa si istituisce un registro comunale che prevede la mappatura e il monitoraggio di tutti gli interventi eseguiti con l'ausilio del suddetto strumento edilizio al solo scopo di avere un quadro conoscitivo che riguarda il consumo energetico degli edifici sul territorio comunale. Per me è assolutamente accogliibile. Allora io, sindaco, se mi permetti, volevo, non so, se puoi metterla prima del... Dopo del punto 13, Flavio, che lei è sostanzialmente in ultima, se guardi la settimana, no? Prima dei puntini. Sì, infatti, esatto, niente, nessuno ha questo, si chiede domani, cioè, per me è importante avere una mappatura, lo sappiamo, vedremo, uno, se piano casa funziona, intanto, cioè, se funziona, e ritorno. Esatto, e ritorno per, e poi anche perché è un quadro conoscitivo degli effettivi miglioramenti che io sto fatto nelle abitazioni, ecco, secondo me dopo è voglio caso. Se me lo inserite vi do voto favorevole. Ti do anche un'altra bella notizia. Oggi in giunta abbiamo deliberato l'adesione al ricordo anche se c'è ricordo bravo, come te lo sei? A ripartire quella che era l'identità di un settore solo sui